Ah, buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Ma quanto sono belle le giornate di fine ottobre. Sta facendo proprio delle belle giornate, allora cogliamo al balzo l'occasione per andarci a fare un giretto verso Capannelle e Campo Imperatore. Abbiamo appena passato Montorio al Vomano, venendo da Pescara. Abbiamo fatto tutta la Val Muano e l'asfaltuccio un po' viscido qui all'ombra, quindi bisogna stare attenti, mantenere la calma. Colazione appena fatta a Castelnuovo, Castelvecchio Vomano, non mi ricordo, comunque sulla Malvomano Bar Eden. Veramente cornetti spettacolari, grossi e veramente stupefacenti. Asfalto abbastanza viscido nelle zone in ombra, abbastanza insidioso, quindi bisogna soprattutto nelle curve andare piano e non azzardare. Qui a destra abbiamo un lago che non mi ricordo mai come si chiama, vabbè, ve lo scriverò in fase di editing. Guardate che spettacolo, che bello, proprio a bordo strada le montagne che cadono in questo specchietto d'acqua, in questa striscia di lago, perché alla fine è una striscia di lago, eh. La strada è veramente carina, un susseguirsi di curve. Tra un po' arriveremo al bivio che porta su a Prati di Tivo, a sinistra, verso il Gran Sasso, il monte più alto del centro Italia. Eccoci qui, a sinistra si va per Prati di Tivo, quindi Pietra Camela, Gran Sasso. Pietra Camela, vi lascio il video, vi lascio il link qui sopra, già è stato visitato da me, paesino ai piedi del Gran Sasso. Siamo giunti ad Ortolano,
paesino dove c'è una fontanella. Adesso faremo una pausa prima di, eccola qui, prima di iniziare il tratto delle capannelle giriamo. Qui c'è una bella fontanella. Ok ragazzi, ci vediamo sulle capannelle. Vi lascio qui sopra in descrizione l'altro video del passo delle capannelle, fatto però questa volta dall'Aquila, cioè salendo dall'Aquila. Adesso noi stiamo venendo da Valvomano, quindi direzione ovest. Queste riprese infatti da questo lato non le ho mai fatte e meritava di essere fatto. Ecco la centrale idroelettrica.
è proprio il bello. Eyes glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way, run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, 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 fascinate. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal, just be feet out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way, run, run, run away. Strada spettacolare anche questa, di una bellezza unica.